Beh, sicuro, è difficile dimenticare, però sappiamo che andiamo a giocare un campo tosto, che in questo momento anche loro stanno in difficoltà. Noi le ultime due partite prima di Brescia si è perso, però abbiamo dato una dimostrazione anche sabato e niente, ci siamo portati il risultato a casa, quello che serviva a noi, 3 punti. E niente, noi andiamo lì. Sappiamo che sarà dura, ci sarà il pubblico dalla loro parte e niente, però il ricordo c'è, ma sicuramente non ci darà nessuna cosa negativa perché noi sappiamo di essere una squadra forte e se giochiamo come si è fatto sabato penso che ci porteremo un bel risultato. Dell'anno, sì, del risultato così. Vabbè, è normale che uno quando entra in quello stadio si ricorda quella partita brutta, però sarà un'altra partita diversa e niente, con due squadre che hanno bisogno di punti, noi ci andiamo a giocare la partita per vincere, poi vedremo al 90esimo cosa ci porteremo a casa. Infatti anche questo tocca fare questo salto di qualità, diciamo, via. Andiamo a Bari per fare magari i risultati e portarci questi 3 punti a casa. Non sarà sicuramente facile perché loro vengono da una sconfitta in casa col Vicenza e niente, sappiamo che sarà dura, come tutte le partite. Beh, questo non lo so come stanno in condizione, però sappiamo che stanno passando un momento no, come l'abbiamo fatto pure noi, penso che anche noi 2 partite si sono perse, anche se non si meritava, però bisogna vedere partita per partita, poi è normale, il Bari ha bisogno di punti, sappiamo che loro vogliono vincere e noi dobbiamo essere concentrati perché non sarà facile portare punti a casa. Beh, sono state 2 partite diverse, quello sicuro. La partita col Varese siamo stati sfortunati, quello si è visto. E poi la palla quando non ci vuole entrare non ci entra. E col Brescia siamo stati cattivi, convinti su tutto, non si è sbagliato nulla e niente, si è meritato la vittoria tranquillamente, anche con una squadra forte che sinceramente sulla carta il Brescia fa paura a tutti. È vero che magari come società sta passando un momento brutto, però queste cose in campo non si vedono poi alla fine. Sì, infatti era da un bel po' che non facevo 90 minuti e niente, pensavo peggio e alla fine ho retto bene, via, diciamo, tanta quantità, quello sicuro, perché quella è la cosa che c'ho in più, qualità ce l'ha Mimmo, ce l'hanno altri giocatori, Bacinovic, io quantità tanta. Ah, io mi trovo bene con tutti, penso, che non, anche con Fabrizio si è giocato insieme, credo che l'importante è che ognuno di noi dà il massimo, poi con chi giochi giochi è uguale, via. non lo so, questa è da chiedere al mister, non lo so se vuole rischiare, però non ci pensiamo, poi piano piano quando arriveranno queste ammunizioni vedremo se ci saranno giocatori oppure no, però per il momento questo. Gli diamo uno stimolo in più al mister per trovare qualche soluzione. Da un bel po', infatti, ma mi sa che piano piano mi sorpassano tutti qua. Mi sono fermato un attimo, però vabbè, ben vengano perché a me fa piacere, a parte i 5 gol che ho fatto, però per gli attaccanti per loro è tantissimo. Sia con Thiam, Gatto, Monachello, Cherry che fanno gol, io sono contento per loro perché a parte ci fanno vincere le partite, però sono cose che per gli attaccanti il gol per loro è tanto. Ah, penso, no, ha risolto, infatti l'ha risolto la Lega, ha dato il gol a Monachello, però vabbè, l'importante era vincere, poi il gol di Ferrario o di Monachello è uguale, l'importante erano i 3 punti e questa era la cosa più importante. Beh, se giochiamo come sabato ci dobbiamo delle belle soddisfazioni, quello sicuro, però non dobbiamo mollare perché sì, è vero che si è vinto, l'entusiasmo magari ti porta, no, a abbassare un po' i ritmi, però
E invece no, tocca stare sempre sul pezzo perché è vero, ogni partita c'è una storia a sé. Andiamo a giocare a Bari, come ho detto sempre, sarà un campo difficile, loro ci hanno bisogno di punti, però noi non ci vogliamo fermare e non vogliamo ritornare indietro come Frosinone oppure Varese e perdere i punti.